Ciao a tutti da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco. Con noi in questa puntata abbiamo una cantante e finalmente ce l'ho fatta. sto già ridendo perché dopo tanti mesi stavo lì dietro, abbiamo con noi Rosy Guglielmi. Ciao Rosy! Ciao Massimo, ciao a tutti gli amici e le amiche che ci stanno ascoltando. Volevo dire che chi la dura la vince, eh? Sì, dai. Sei uno bello, è bello tosto tu, no, eh? Dai, non però t'ho dai, disturbato, sai che ho avuto un po' di disguidi. Ecco, Rosy, non ti ho disturbato per rispetto. Esatto, io ti ringrazio, mi fa piacere per vederti, un saluto veramente. Ti abbraccio, guarda. Ti abbraccio anch'io. Dimmi, chiedimi qualsiasi... Forte, forte, forte. Ascolta, qui da Milano, direttamente in Toscana, vai, vedi? Che bello. Vedi, che dai, dai. Milano? Ma te proprio momenti... Milano centro? Quasi, quasi. Ti dico che qui praticamente non riusciamo a camminare perché dimagriamo. Col caldo che fa, non so da te, però qui è no, una no, roba qui tremenda, è inverno, qui in Toscana è inverno, Volevo dire a te, gli amici che ci stanno ascoltando, che con la mia mano a sinistra devo fare le coccole al mio bao, un coccherone, perché sennò partecipa anche lui a questa trasmissione e fa bao bao, e qua guarda, è un cocker, è proprio attaccatissimo a me, non sta un minuto lontano da me, quindi vedi con la mano continuo a grattarlo così non abbaia. Dai, allora, e funziona dai. Così qui dentro, dai. Però doppio, bellissimo, doppio dai. Sforzo, doppio sforzo, dai. Doppio sforzo, doppio, ma non è uno sforzo parlare con te, anzi, è un piacere ricordare i momenti belli e tutto quanto, veramente vissuti alla grande. E questo ci libera un po' del peso di questi momenti che non sono proprio come allora, Almeno io posso parlare per me, ma in generale, quindi... Penso quindi per ti tutti. Dirò, chiedimi, sì, lo so, e quindi gli anni 80 sono stati veramente degli anni felici, spensierati, di creazioni, si pensava che lavorando uno poteva arrivare da qualsiasi parte, ecco, ci hanno tolto questo sogno ci è stato tolto, e questo non è giusto. Perché la gente ha bisogno di speranza e di sogni per andare avanti e lavorare e dire io lavoro tanto perché poi mi arriverà un premio o qualcosa. Certo. Ecco, non sono questi momenti attuali, mentre negli anni 80 c'era questa spensieratezza, questa creatività, questo mettersi in gioco senza pensare troppo, no, almeno io posso parlare per me. Cioè ero sempre disponibile a imparare nuove cose, tipo intanto cantavo, andavo a scuola di danza, e quindi la cosa mi permise all'epoca di poter fare anche una piccola parte in Te la do io l'America con Beppe Grillo, che andava in onda ogni sabato sera come ballerina, però quindi ero nella sigla iniziale e nella sigla finale. Allora Rosy, raccontaci un attimino come sei entrata nel mondo musicale. Ma intanto faccio una piccola precisazione, che fin da bambina avevo proprio questa voglia, in casa facevo i rumori, ero quella che con le pentole faceva tutto il giorno rumori, eccetera, eccetera. Poi contro la volontà dei miei, perché fino a quando era un gioco loro erano felici e contenti, invece quando poi ho detto no, voglio andare a studiare, voglio studiare musica, e lì c'è stato l'out, ma io ho continuato a farlo. E all'età di 14 anni ho iniziato a fare i famosi concorsi, dove ne ho vinti qualcuno, insomma, anche con il mitico Mike Bongiorno, Silvio Noto, che se lo ricordano in pochi, però. Ecco, da lì ho iniziato studiando, facendo vocalizzi, perché anche se hai un dono, però bisogna un attimino farlo crescere questo dono, no? E quindi ho iniziato così, però poi c'è stato anche lo studio, le occasioni che sono arrivate, e che io ho preso al volo, perché se no ti salutano, insomma, queste cose. E diciamo che è iniziato così, poi ho tenuto duro, perché tutti in famiglia dicevano, ma no, smettila, non è un lavoro per donne, tu giri di notte, ti può succedere chissà che cosa, cosa deve succedere se uno sta al suo posto? In genere sta al suo posto, punto, cioè, voglio dire, no? Spera. E quindi io ho iniziato così.
Beh, sì, vabbè, è ovvio che si spera, però io sono al mio posto. E ho iniziato così, poi ero ancora minorenne, diciamo che ho avuto l'occasione di lavorare con Luciano Fineschi, che forse non se lo ricordano tanti, però lui era il direttore d'orchestra di Sette Voci, con Baudo. Quindi ho iniziato con questa grossa big band, dove sono rimasta quasi per 3 anni. Poi ho preso un'altra occasione di una big band che si chiamava La Triade, che con la Triade abbiamo fatto un mese con Piero Cotto, Augusto Martelli, abbiamo fatto un mese in Toscana, in Martelli questa discoteca. Massimo, oh, Martelli Massimo, Augusto Hai Martelli. capito? Ma secondo me voi due alla Capannina di Franceschi, Ah. dove all'epoca arrivavano tutti i big, eccetera, eccetera. E Porta quello è un dei Marmi. momento molto interessante. Porte dei Marmi, sì. Poi andammo anche in Olanda e feci 2 mesi ad Amsterdam, fissa, e poi ritornai in Italia, formai un gruppo femminile, il Chorus, dove siamo andate avanti per un po', però le donne, sai, noi donne siamo un po' particolari, e dopodiché il gruppo, come era nato, finito! Finito. E succede spesso perché a volte i caratteri non si prendono bene e quindi che dobbiamo fare? E nel frattempo mi fu chiesto di incidere questo disco in inglese, I Never Dance, e io l'avevo fatto quasi per gioco, cioè, beh, ok, si fa, ok, perfetto. E invece fu un'esperienza molto valida prima di tutto, perché incominciai a lavorare con dei professionisti della cosiddetta Italo Disco, eccetera, eccetera, dove insomma in quel momento in quasi tutto il mondo andava forte, P-Lion, eccetera, eccetera, infatti come Chrysalis, perché il nome inglese mio era Chrysalis, E da Rosenberg com'è anche nato questo nome? loro. Ma no, i due produttori si guardarono in faccia e mi dissero: tu ti chiami Chrysalis? Allora, Ma bene, così. ok, fate voi, cioè, va bene, ok. La cosa interessante è che in quel momento andava molto bene P-Lion con Happy Children, che ancora oggi, insomma, ecco. E, io facevo da supporter a Paolo, dove andammo in Germania per più di 2 mesi, ma anche in Francia. Io e lui facevamo delle discoteche veramente interessanti, così accolti molto bene, perché all'epoca si aveva un po' questo senso dell'artista, quindi camerini a posto e tutto, cosa che si è un po' persa, sinceramente, si è un po' persa, ecco. Quindi, poi stando lì, avevo conosciuto dei produttori dove incisi un altro disco, sempre come Chrysalis, No, disco in mutuo dalla facci discoteca. vedere, aspetta, Rosy, facci vedere I Never Dance, facci Puoi vedere. vedere I Never Dance, dove ero una bambina? E certo, siamo qui apposta. Allora, prendo tutto, Prendi eccola tutto. qui, I Never Dance, mitico I Never Dance, che bei ricordi, non so che faccia ho, ma ero proprio una pivella, vedi? E con questo disco qua poi, ancora oggi, mi chiedono di andare in Messico, perché in Messico questo disco ha funzionato, mi hanno chiesto ancora di andare in tournée prima del lockdown, cosa che stavo valutando, poi è arrivato il lockdown e è finita la festa, insomma. E questo è qua, Never Dance. Mentre, ti faccio vedere, Malta, un altro cimelio, vi faccio vedere un altro cimelio, Eccolo, questo è il disco tedesco, Down to Africa. È un maxi single, questi sono sempre 45 giri che adesso non esistono più, Che belli però queste cose. Sai quanti ne ho? Anche quelli, ovviamente dei mitici internazionali, eccetera, eccetera. Faccio un po' una specie di collezione. E questo è Down to Africa, prodotto in Germania. Hai visto che parruccone? Sì. Avete visto che bellino, eh? E poi ce n'è un altro. Qui mi hanno cambiato il nome. Qui non Ah. sono più Chrysalis, ma qui sono Rosex. Guarda un po'. Bellino anche questo, Ok, e questo è Grandi, IM, questo grandi pezzi. invece è IM, lo so, lo so, lo so, però diciamo che i brani erano belli,
ma non c'era quella spinta adeguata, nel senso di, sai come funziona nelle radio. Quindi se la casa discografica investe tanto, il disco, a furia di sentirlo, la gente lo riconosce. Invece non fu speso tanto e quindi movimento, diciamo, non come meritavano questi Comunque, brani, diciamo, ecco, questi brani sono comunque. diventati un cult, come ha detto te, grande richiesta in Sud America, ma non solo. Assolutamente Anche sì. oggi, anche Sì, oggi sì, mi sì, sì. stanno Sì, chiedendo sì, sì. qualche aneddoto in studio, come mentre registravi, è qualcosa carino da trasmetterci. Ma guarda, allora, intanto io mi sono dimenticata che nella tua bella Toscana avevo fatto anche il Carnevale di Viareggio su Rai 1 e sicuramente se andate su YouTube Chrysalis vedete questa manifestazione bellissima dove ci sono io che canto. Aneddoti più che altro, guarda, e sai cosa c'è? È che siccome c'era questo entusiasmo, chiunque arrivava, belloccio, allora, già, non sono cattiva, dico la verità, cioè molti di questi nomi, non li faccio io, non li faccio, molti di questi nomi in realtà erano delle conserve. Nel nostro ambiente si diceva conserve perché in studio si preparavano i brani, poi mettevano la belloccia, il belloccio della situazione che faceva il pesce, e ce n'è molti di questi, a molti che hanno avuto anche un successo mondiale. Ecco, questa era un po' una cosa che a me mi infastidiva un po', ma ancora adesso, perché ognuno deve metterci del suo, però sai, funzionava così. Ancora adesso qualcosina funziona così. Ma in studio niente di che perché bisognava andare preparati, perché ovviamente chi produce ti dà dei tempi molto stretti, perché era una specie di fabbrica, uscito tu, entravi un'altra o un altro. Quindi il tecnico dalla mattina alla sera prendeva un tot e praticamente cosa succedeva? Che più eri veloce, meglio facevi. Questo era il discorso. Ecco, il testo di An Error Dance, io all'epoca non l'avevo potuto firmare perché non ero iscritta alla SIAE, quindi non mi è mai arrivato un centesimo e non mi sono mai arricchita né con An Error Dance né con gli altri brani, perché mi sono iscritta alla SIAE nel 95, quindi tutto ciò che hanno incassato tutti meno io. Questa è la verità, poco furba, ma sai, ma no, ma non rimpiango niente, è andato bene così lo stesso, nel senso, vivo anche di soddisfazioni io, quindi, però voglio dire, all'epoca non si pensava a queste robe qua, no? Chi fa l'artista non pensa al soldo, si diverte, cerca di esprimersi, punto. E in realtà non è così. Qui c'è una temperatura abbastanza alta e mi stanno dicendo che la ricarica viene temporaneamente interrotta a causa alta temperatura. Non so perché. Mi vedi, mi Sì, senti? vai, vai tranquilla. Ok, no, ecco, la cosa che volevo dirti è che comunque io nel frattempo poi mi sono fermata, anche perché avevo l'esigenza proprio da donna di formare una famiglia. Di avere dei figli, eccetera, eccetera, cosa che ho fatto, ne ho avuta una, e poi me la sono cresciuta per parecchi anni perché mi spiaceva pagare, non il pagare, lasciare mia figlia e non vedere i primi anni di vita, perdermeli, questo non lo volevo. Per cui, visto che se all'epoca si andava molto all'estero, si girava tanto, si dormiva anche fuori, quando rimasi incinta, restai a casa volutamente. Per parecchi anni perché volevo crescermela io la figlia. Nel rientrare, ovvio che ho trovato delle cose diverse, altra gente, quindi le opportunità sono un po' non mancate, ma si è fatto molto più difficile per me, per tutti quelli che vogliono sia la famiglia che il lavoro. Diventa difficile, diventa difficile. E quindi nel frattempo, cosa ho fatto? Mi sono creata un gruppo, mi sono creato un gruppo mio. Come Rosy Guglielmi Music Group, Rosy Guglielmi Band, e questo gruppo esiste esattamente da 26 anni. Facciamo le Complimenti. discoteche più belle, tutto quanto. Quindi abbiamo tutta la strumentazione americana, eccetera, eccetera. L'unica cosa che volevo dire, prendere
la prendo al balzo questa occasione, è che io volutamente ho deciso quest'anno di non ripartire col mio gruppo e cioè, a cantare, ma è una scelta che ho fatto dovuto da tante cose private, eccetera, eccetera. Quindi io per quest'anno, per chi mi segue, sono a casa volutamente. Questa è la situazione, ecco. Quindi magari diciamo che verso fine anno poi ritornerò a rifare il mio lavoro, ma avevo proprio esigenza di starmene a casa, ecco, questa è la verità. Perché in realtà lavoro dall'età di 14 anni, poi la vita a volte ti presenta anche delle cose non belle tutte insieme e uno dice, sai che c'è? Ah, stop! Mettiamo un freno. E quindi, però ti dico anche come Rosy Guglielmi, ho inciso parecchi CD, anche le famose musicassette. Aspetta, ti faccio vedere qualcosa. Le vuoi vedere? Sì. Ecco, questa è una delle famose mitiche musicassette. Questa è un'altra, guarda. Ecco qua. E quindi diciamo che adesso io sono a casa, volutamente ci sto bene perché c'ho il mio cagnolone che mi fa compagnia, ogni ascolto musica naturalmente, non sto cantando, sto facendo riposare le corde vocali che per anni ci hanno dato dentro, ma penso realmente sto maturando l'idea di riprendere verso fine anno, ecco, con calma, con molta tranquillità. Questo è in, diciamo, il sunto di tutto il discorso. Certo. Ti volevo dire, Rosy, ti ricordi il ritornello di Another Dance o Down to Africa o I Am? Ti ricordi? I never dance. Poi c'era Don't to Africa. And now, vedi che la voce, visto che sono ferma da 2 anni, e now to dance, non mi ricordo le parole, perdono. Vabbè, è passato 35 anni. Magari ti... Come? Sono passati tanti anni, ultimamente non li cantavo più questi brani. Uh-huh. Magari, guarda, ti posso accennare una cosa, What a Wonderful World, che va sempre bene. Aspetta, te la faccio a cappella, perché la chitarra è scordata e di là. I see trees on green, where roses stood, I see them blue, oh me and you, and I think to myself, what a wonderful world, yes I think to myself, what a wonderful world. Ti è piaciuto? Grande, dai. Comunque questa è tutta la faccenda, tutta la storia. Complimenti. Ascolta, Rosy, prima di partire, mi facevi vedere delle foto, degli articoli di giornale. Facci vedere anche a me, a tutti voi. Non essere gelosa, Ma non so, sei interessato? Io no. No, per niente. No, allora, guarda, questo è un giornale dell'81 dove c'è Beppe Grillo, no? Dietro ci siamo noi del balletto. Te la do io l'America? Ecco, qui no, aspetta, qui non ci siamo, però da qualche parte qui. Aspetta un attimo. Vi faccio vedere, ecco le chorus. Guarda qui le chorus. Queste eravamo noi, il gruppo che ho formato, le chorus, e facevamo veramente degli eventi molto molto importanti, eravamo sempre in giro, guarda un po', guardate un po', ste ragazzuole che belline, eravamo sempre in giro, e poi, questa ve la faccio vedere, questa qui ve la faccio vedere, guarda un po', chi c'è? Qui avevo 14 anni, avevo vinto un concorso a Torino dove abitavamo, tutta la famiglia Guglielmi, e c'era Mike Buongiorno. Ma non è un vanto, diciamo che per me sono dei ricordi, e quindi tengo lì, sono anche ingialliti. Bellissimo. E questa invece, piena di paura, aspetta lì,
Eccola qua. Questa è la prima volta che cantavo in pubblico. Guarda che faccia che avevo. Guardate un po', spaventatissima, preoccupatissima. Uscirà la voce, non uscirà la voce. La prima volta che cantavo in pubblico all'Eroi, Dancing l'Eroi. Poi. Ah, ecco, qui avevo vinto, si vede la medaglia, con Silvio Noto, anche lui all'epoca andava per la maggiore come presentatore. Ecco, eccolo qua. E poi no, dai, aspetta, ecco, qui c'è la foto del gruppo, le chorus. Che belle ragazzuole, eh? Hai visto? Io sono questa qui, con pochi capelli. Pochissimi capelli. Beh, poi c'è tanti altri, ma facciamo un po' il come eravamo. Sì, dai, come Allora, ti faccio eravamo? vedere il com'ero. Vi faccio vedere il com'ero. Ah, un po' in bianco e nero, eh. Carino, dai. Questi sono un po', diciamo, quelli. Non sono una che fa le raccolte di ogni cosa, di ogni situazione che lavorativa. Ho trovato questi e me li tengo anche abbastanza stretti perché non mi facevo fotografare, non mi piaceva rivedermi, sono sincera. Ho sempre avuto questo problema, anche come riascoltarmi. La faccio e basta, non ne voglio più sapere niente, vado oltre. Quindi non so se è solo un mio, diciamo, difetto, problema oppure anche i miei colleghi hanno questa prerogativa, ecco, non lo so. Certo, Sto certo. sfogliando perché eccolo qua le ballerine della. Allora, te la do io l'America. Io sono questa qui, ma non si vede tanto, Vediamo non se si si vede bene. vede. Non si vede bene. Comunque questi sono tutti i cimeli e tutto quanto. Ma Allora, il tuo diciamo ricordo più che. bello, Rosy, il tuo ricordo più bello degli anni Ah, 80. guarda, allora, il mio ricordo più bello degli anni 80 è stato in Germania. Perché? Perché non capendo nulla del tedesco, c'era l'impresario tedesco. Allora, io Pilion, io facevo la prima oretta con sia i miei brani, diciamo, dei dischi, sia anche dei brani famosi e facevo vestita in un certo modo, un po' osè, se vogliamo, nel senso che all'epoca avevamo il look, famoso mitico look, no? E avevo fatto un'oretta di esibizione, poi vado in camerino intanto che Pillion si esibisce e incomincio a cambiarmi, mettermi i miei jeans, la mia maglietta, sento bussare sempre alla porta più forte, dico, ma che cavolo è che insiste così tanto? E era l'impresario che continuava a dirmi in tedesco delle cose. Mi ricordo la parola Zugabe, Zugabe, Zugabe. Io francamente non parlando il tedesco, dico, vabbè, cosa vuole questo qua da me? Dopo un po' che andavo avanti, gli è venuto in mente di dirmi bis. E allora ho detto, vabbè, potevi dirmelo prima, mi rimetto tutto l'ambaradan dei vestiti, eccetera, eccetera, mi pettino un po' e ritorno a fare due brani, non volevano lasciarmi andare. Ma la cosa curiosa di queste discoteche, sai qual è? Qual era? Adesso ribadisco, non lo so, quindi non posso pronunciarmi, è che c'era un bar lunghissimo in tutte queste discoteche, lungo, 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 lungo. Con degli sgabelli e delle cinture. Io all'inizio non capivo il perché sgabelli, cinture. Dopo l'ho capito. Cioè, praticamente chi beveva si sedeva, beveva, 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 beveva legato, perché dopo un po' giù No, per terra. ma Quindi veramente. le discoteche, giuro, le discoteche erano lunghissime come bar, piccolissime come parco. E con quella poca gente, poca in confronto alle nostre mega discoteche, e questi bar è una cosa particolare, voglio dire, no? Perché sono rimasta scioccata perché dico, che strane queste discoteche. Questa è una cosa che, diciamo, mi ha lasciato un po' all'inizio perplessa, poi mi è divertita perché comunque, insomma, se uno decide di bere, poi c'è chi lo accompagna a casa perché loro sono molto precisi e non è che si mettono alla guida, se seguono le regole.
il 99,9% seguono le regole, anche perché sono lì Mazzola, no? Quindi seguono molto le regole. E questa è una cosa, diciamo, che mi è rimasta in mente. E poi ogni sera è particolare, è a sé stante, perché trovi il fans un po' più focoso. all'epoca era tutto un po' così, no? Un po' allegro, un po' un'aria allegra, ecco. La gente non pensava che potessero succedere le cose brutte, ecco. Quindi si viveva meglio. E quindi ogni serata era una serata a sé stante, una serata particolare. Cioè, questa cosa della Germania mi è rimasta impressa ancora ad oggi, no? Perché uno, cioè, di proposito, i banchi sono così del bar, cioè è una cosa particolare questa qua. Questa è divertente, vabbè, ma tutto è divertente, anche in Francia ci siamo divertiti molto, e si mangia anche bene in Francia, bisogna dire le cose come stanno. Infatti eravamo tutti e due ingrassati, io più là un pochino, perché tutti i giorni si beveva champagne, era offerto, non si poteva dire di no, certo. Massimo, non certo. Si poteva dire di no, dai. Ci portavano anche a spasso durante il giorno, prima dell'esibizione, quindi è tutto divertente. Io ricordo con piacere veramente esperienze molto belle, poi conoscere altra gente, altro cibo, altri modi di pensare, ti arricchisce tutto questo, ecco. Questo mi è rimasto dentro, mi fa vedere la vita non così, ma molto aperta, no? Quindi io sono un po', come dire, naif, e sto bene nel mio modo di essere, perché mi sono arricchita di tante esperienze, no? È come quando col gruppo ogni sera è a sé stante, perché non è che noi ogni sera facciamo gli stessi brani. Vai in una discoteca che magari in prevalenza vogliono il rock, vogliono l'internazionale, vogliono i brani di Tina Turner, quindi si cambia, quindi ogni volta è un'esperienza diversa. E poi chi canta, cosa che bisogna dire alla gente quando viene ad ascoltarci, lo stesso brano magari lo ascolta il giorno prima in un posto e risulta in un modo, il giorno dopo lo stesso brano ascolta in un altro posto, risulta diverso. Ma perché? Perché chi interpreta, a differenza di chi canta, sono due cose diverse, chi interpreta va anche l'umore della persona in quel momento, cosa è successo, una cosa positiva, una cosa negativa, anche il suo stato fisico incide moltissimo anche nell'interpretazione, a differenza di un cantante, che il cantante te lo canta sempre in quel modo, tu vai, cioè ci sono due modi diversi, no? Ci sono anche dei grossi nomi italiani che sono dei cantanti e dei grossi nomi italiani che sono degli interpreti. Ecco, questa è una distinzione che va fatta sempre, sempre. E quindi e questo è il bello del nostro lavoro, no? Poi è un lavoro che si è scelto con mille difficoltà, perché abbiamo fatto gli anni della pandemia, noi siamo stati i primi a dirci voi state a casa, con aiuti zero. Quindi voglio dire, ripresa, c'è ancora il Covid, non so cosa succederà questo autunno, speriamo tutti in bene, io voglio essere, sono positiva, quindi, però voglio dire, ci siamo stati abbastanza mazzolati, nel senso che proprio del TAO. Io mi ricordo che ero a Genova e c'era il punto di domanda se ci facevano passare o meno, perché c'era il lockdown, siamo riusciti ad arrivare a Milano, dopodiché fermi, tutta la roba chiusa, finito tutto. Esperienza bruttissima questa del Covid. Ah, a proposito del Covid, no, ma volevo dirti, ma cosa vuol dire che uno fa tre vaccini, poi prende pure il Covid? Quella sono io. Cioè, non lo so, vabbè, mi sta bene tutto. Vabbè, non è successo anche in famiglia, è successo, tre vaccini. Vabbè, comunque va bene. L'unica cosa, diciamo, che ritornando alla musica, io spero semplicemente che sia per me che per i miei colleghi tutti, escluso nessuno, che pian piano si riprenda e che questo maledettissimo Covid se ne vada per sempre e che riusciamo a fare il nostro lavoro divertendoci, facendo divertire a qualsiasi età, perché non si ha età per cantare, basta avere la voce, un po' di salute e vai a fare il tuo lavoro, ok? Quindi a qualsiasi età
con un minimo di salute. Io auguro veramente a tutti, escluso nessuno, di fare questo lavoro perché ci rende liberi e felici. Punto. Questa è la verità. Mi associo. Perché, insomma, mi associo. È un lavoro che si sceglie, come ho detto prima. Certo, si ama. Ma ti devo dire, hai mai pensato, Rosy, di tornare a incidere come Chrysalis? Ma sai che il tempo che è del lockdown l'ho pensato? Però bisogna adesso trovare il produttore intelligente, il brano che almeno io sento di, e come no, l'ho pensato perché comunque ho avuto anche tempo, visto che il mio lavoro era totalmente fermo. L'ho pensato, però bisogna mettersi alla ricerca o scrivere dei brani, perché io qualcosina scrivo, dei brani che in quel momento dice, cavoli, questo è il mio brano, aspetta che mi metto in ballo, non è facile, cioè trovare la persona che dice, ok, investo su di te, tu mettici il nome, mettici la voce, ci metti l'idea e tutto quello che vuoi, perché la musica non ha età, cioè a qualsiasi età, l'importante è avere il brano che abbia un qualche cosa che la gente recepisce, poi comunque sia bisogna avere dietro il produttore che porta in giro questo prodotto e lo realizza in modo come si deve, perché se tu fai un ottimo brano ma lo tieni in cassetta, non ha senso, molti lo fanno, certo. Perché poi non hanno voglia di spendere, perché comunque sia un minimo di promozione ci vuole, ok? Quindi io posso avere un brano bellissimo, ma se capito in mano di un produttore che dice sì, vabbè, intanto io so che lo piaccio qua, ne ricavo tot, perché capisci, non va bene. Bisogna avere uno allegro che dice ok, ci credo, vai che partiamo in quarta. Sì, un po' come Rosy, come dicevi prima di Chrysalis, cioè brani spettacolari come Never Dance, Die to Africa o anche I Am, che però sono stati spinti poco. Pochissimo. E quello che è successo con I Never Dance l'ha fatto il brano da solo, perché io mi ricorderò sempre che avevo ricevuto chiamate varie, dice, ma sei tu che canti? Anche mio fratello che si trovava in discoteca a Torino dice, ma questa è mia sorella, tutti a prenderlo in giro, ma figurati se tua sorella canta in inglese. Invece ero veramente io, poverino, voglio dire. Però è un brano che è andato avanti da solo, non ha avuto la spinta delle radio e quindi... Ed è, diciamo, in alcuni posti, tipo il Messico, magari mi ripeto, lì ancora oggi, cioè, I Never Dance è un brano che conosco, non tutti, ma gli amanti della dance lo conoscono, ecco, questa è la verità. Ed è. Grande Rosy, dai, sì, grande. Grande sei tu. Un metro e 70, non è che sono molto grande. No, grande come persona, scherzo, come valore scherzo. Umano, ma scherzi, ma dai. Ti ringrazio. Cioè, grande tanto, che ci vedi, che... comunque sia, vai avanti così, perché sono belle queste cose che stai facendo, Perché io sono andata a spulciare su YouTube, caro. Sono andata, ho visto che fai delle cose molto carine, molto belle. Poi parlare di quegli anni lì, della Italo Disco, dai, è sempre una cosa piacevole. E questo collegamento non me l'aspettavo, questa richiesta adesso, sono sincera, quando all'inizio via Facebook tu mi hai detto, perché io sono un appassionato, vorrei farti un'intervista, ho detto, ma... Anche perché in passato ho avuto anche degli altri tipi di richieste, per cui dico, oddio, chi è questo qua? No, poi ho visto, no? Mi sono un po' documentata, ho detto, ma... lasciamo tranquillamente il numero di cellulare a Massimo e quindi ci siamo poi aggiornati eccetera eccetera. A noi donne capitano anche certe cose, certo. Non so voi maschietti, ma a noi donne capita. E questa è la faccenda. Comunque questa, diciamo, io ho fatto un sunto di, ma comunque sia non è, ecco, volevo dire agli amici che ci ascoltano, è solo un pourparler degli anni 80. Io sono la persona più semplice di sta terra, più accomodante,
E non è per dire ah, mi metto in mostra, non ne ho bisogno, nel senso che continuerò a fare il mio lavoro anche tra virgolette da poco conosciuta, ecco, quindi non è questo baci baci. Ok, Rosy, dai, salutiamo i nostri ascoltatori, allora l'hai già fatto, baci allora, baci. Baci baci, allora io dico semplicemente una cosa, auguro a tutti quanti veramente solo cose positive, una buona vita a tutti e sperando di incontrarci da qualche parte, in qualche discoteca, in qualche dancing, perché no, perché si fanno anche i dancing, perché questo è il nostro lavoro, in qualche festa all'aperto, ecco, qualche concerto. Io per quest'estate sono ferma, ok, ricomincerò più avanti. Quindi io ringrazio anche te che sei stato molto gentile e mi hai aiutato, perché io non sono ipertecnologica, uso poco la tecnologia. Buongiorno, buonasera, parlo e poi dopo devo sentire la musica, sono un po' persa, mi perdo su altre cose, ecco. Se mi chiedi qualche brano, ok, invece la tecnologia, come dice mia figlia, devi impegnarti. Ecco, mia figlia mi dice sempre, ma tu non ti impegni, ti devi impegnare, ha ragione, perché dopo faccio delle brutte figure. Oh Massimo! Un grosso bacio, Rosy, di cuore e grazie a per tutti la tua disponibilità. Io vi aspetto tutta la chiacchierata. Un grosso abbraccio da sì. Massimo e da Rosy, anche se siamo un po' in ritardo come voce. Ma un grosso abbraccio a tutte e due. Ciao ciao a tutti. Braccio braccio, ciao. Ciao, ciao.
Com'è bello stare ad ascoltare il cuore, quando il mondo sta in silenzio attorno a noi. Ogni battito mi sembra una canzone che mi dice che tu pensi solo a me. Cosa importa se poi non sarà per sempre? E se questo amore è solo un'illusione? Cosa importa poi se finirà? Ma se adesso lo vuoi, se davvero lo vuoi, volerò. Volerò con te fino ai confini del mondo, nello spazio profondo. Scoprirò, scoprirò con te. Un universo che non c'è. Cosa importa se poi non sarà per sempre? E se questo amore è solo un'illusione? Cosa importa poi se finirà? Ma se adesso lo vuoi, se davvero lo vuoi, volerò. Volerò con te fino ai confini del mondo, nello spazio profondo. Scoprirò, scoprirò con te un universo che non c'è. Stare ad ascoltare il cuore, com'è bello stare qui. Sensi, è bello vederti dormire.
dormire abbracciata al cuscino, mi sembri un bambino. Con te, per sentire il tuo profumo, con te, per sfiorare la tua pelle, c'è sempre qualcosa che manca. Se tu non ci sei, solo Dio può capire quanto ti vorrei. Solo una metà, ma già mi basta per capire che senso ha. Se poi vedo te in ogni luogo e se il cuore piange, se tu non ci sei, se solo potessi. E se tu volessi, io ti rapirei con te. Passerei tutte le notti con te per rivivere i miei sensi. È bello vederti dormire abbracciata al cuscino, mi sembri un bambino. Con te, e sentire il tuo profumo con te, e sfiorare la tua pelle, c'è sempre qualcosa che manca. Se tu non ci sei, solo Dio può capire quanto ti vorrei. Con te, e sentire il tuo profumo con te, e sfiorare la tua pelle con te. Voglio stare con te. A tre. Scegli lei o me, non ti decidi perché. Tu non sai con chi, a te va bene così. Prendi lei o me, alternativa non c'è. Prendi lei o me, perché il rispetto cos'è? Non ci pensi a noi, ci fai soffrire, lo sai. Sono guai.
un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue, strumenti su di me, che di rigida maestro esperto quale sei. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai. Sono sempre fatti tuoi, tanto sai che questo male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Na na na, na 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 na, na 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 na. Esce sempre più solitudine, grandi vuoti che mi lasci tu. Rinnegare una passione no, ma non posso sempre dirti sì e sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara è la felicità per la mia ingenuità. Continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore. Sono sempre tua quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui e te ne vai. Sono sempre fatti tuoi, tanto sai che questo male che ti vaga avrai, tutta me se ti andrà per una notte.